Gentili telespettatori, buona giornata. E qui vedete la differenza tra Forza Italia e la Lega attraverso i due leader, Tajani e Salvini. In Austria avanza l'estrema destra e Salvini applaude contentissimo. Mentre Tajani dice, insomma, qui si parla proprio di estrema destra, di gente che inneggia al dittatore germanico. Ma Salvini dice, ma Tajani cosa ha fatto? Mangia pesante? Vabbè, duello tra i vice premier. Quello leghista dice, i rappresentanti di quelli dell'estrema destra che ha vinto in Austria saranno a Pontida e nessuno si offenda. Fratelli d'Italia si raccoglie in un silenzio totale. Ma io capisco che Salvini voglia apparentarsi nell'estrema destra europea. Non so da dove gli è venuto questa cosa dell'estrema destra, perché voi sapete che i voti fanno così. Più si va verso il centro, più gente c'è che vota. Quando si va verso gli estremi, destra e sinistra, si assottiglia, c'è sempre meno gente che vota per quei partiti. Quindi spostare la Lega all'estrema destra la porterà al 3-4%. Contento lui, e quindi contento lui. Non so chi è che lo ha consigliato, se l'ha pensato da solo o qualcuno lo ha consigliato, perché se qualcuno l'ha consigliato credo che lo sta facendo per farlo tornare al 3%. Credo che non è propriamente un amico, un fedelissimo, quello che gli ha consigliato di andare in estrema destra, perché ci sono meno voti ovviamente. Però mi chiedo, i partiti quelli veri di estrema destra, nazionalisti eccetera eccetera, ma lo sanno, la conoscono la storia della Lega? La Lega non è propriamente un partito patriottico o nazionalista italiano. Cioè, non sono io che vi devo ricordare Umberto Bossi che voleva dividere l'Italia, fare la secessione, no? Per lui l'Italia non esisteva, né l'Italia né la bandiera, lui voleva fare la Padania al nord, dividere dal Po in giù per lui non esisteva. Salvini che cantava e saltellava col bicchiere in mano contro i napoletani, non so se ve lo ricordate, c'è il video che è sempre lì in Google. Quindi mi dite cosa cavolo ci trovano gli estremisti di destra europei in un partito come la Lega, che non è un partito di estrema destra, ma è un'altra cosa, è il classico partito di quelli che ce l'hanno con il vicino di casa, con quello che è un po' diverso, che insomma è il classico partito dei, non posso dire questa parola ma ci siamo capiti, non è un partito di destra, non è un partito di estrema destra, è un partito di quello lì, insomma. E quindi non so che cosa ci trovino gli estremisti di destra europei in Salvini e nella Lega, però a questo punto Matteo Salvini esulta e Tajani chiude la porta, Giorgia Meloni tace. La vittoria di questo partito FPO in Austria mette ancora una volta in tensione il centrodestra. Tajani è chiaro, credo che in Austria serva una forma di governo a guida popolare che escluda totalmente questo partito. Credo che si debba trovare una forma diversa, una coalizione diversa, magari con i liberali e con i socialisti, perché poi di fatto il Partito Popolare è il partito più forte dopo l'estrema destra. Va respinto questo partito con forza, perché sono dei nostalgici delle dittature della Seconda Guerra Mondiale. Com'è che si chiamano? I neo? Non mi viene il nome. È un partito neo? Non neon. Neo? Non lo posso dire, eh? Ci siamo capiti o no? Non lo posso dire. Perché? Perché poi l'algoritmo mi manda a casa.
Non posso dirlo, cosa vi devo fare? Così è la vita, se vi pare. Purtroppo è così. Purtroppo è così. Però dalla Lega la pensano in un altro modo. Dice, stamattina qualcuno parlava di quei neo, o c'è qualcuno che dorme male, che mangia pesante, perché non penso ci sia l'allarme neo in Francia o in Germania, in Austria, in Olanda, soprattutto quando i cittadini votano bisogna rispettare il voto. E insomma, quando i cittadini ti votano il dittatore, come quelli della Seconda Guerra Mondiale in Italia o in Germania, ho capito che bisogna rispettare il voto, però bisognerebbe cominciare a dire qualcosa quando va su con un voto un dittatore, con i baffetti. Caro Salvini, dai. Bene, e dice Salvini, saranno a Pontida e nessuno si offenda. Chissà che cosa cerca veramente Salvini, ma voi l'avete capito cosa vuole fare? Si sposta sempre più all'estrema destra. Ma cos'è diventato Salvini? Boh! Ma chi lo consiglia? Chi lo ha consigliato di spostarsi all'estrema destra? Perché oggi la Meloni in confronto a Salvini sembra assolutamente una democrazia cristiana. Bene. A questo punto il leader di Vox, Santiago Abascal, ha annunciato la sua defezione. Non potrò esserci, ma mi dispiace, molto probabile che ci sia una delegazione di Vox. Dovrebbe essere presente l'ungherese Viktor Orban, l'olandese Geert Wilders, dove i leghisti sperano che sia inviato un messaggio al candidato presidente Donald, che al momento è tutt'altro che certo. È intervenuto anche Roberto Vannacci, che dice lì in Austria è stato un voto libero e pienamente democratico, tuttavia non piace alla sinistra, come se fosse democratico solo il voto a sinistra. Eccolo, il mondo al contrario, dice il generale di brigata. E poi l'eurodeputata Sardone dice spiace constatare che la risposta della sinistra e purtroppo anche di parte del centrodestra sia di boicottare il voto degli elettori e di rubricare questo successo all'estremismo. Ma nessuno ha detto di boicottare il voto. Stiamo parlando che in Austria hanno vinto i neo. Punto e basta, non c'è troppo da girarci intorno. Renzi dice questi litigano su tutto, anche sull'Austria. Però poi alle elezioni vanno insieme. Perché il centrodestra vince? Perché pur pensandolo in modo difforme poi si turano il naso e nuotano nella stessa direzione. Grazie a tutti e arrivederci a presto.